Buonasera, buonasera a tutti. Aspetto il mio ospite. Questa sera puntata dedicata a Pompei e al libro di Giuseppe Cusano. Aspettiamo che si colleghi qualcuno. Ecco, le prime persone che si stanno collegando, benvenuti, benvenute, grazie. Grazie di essere qui. Aspettiamo Giuseppe Cusano. Giuseppe Cusano è un archeologo. Questo è il suo primo libro e devo dire che è partito molto molto bene. Adesso ci faremo raccontare tutto. Ecco, lo vedo, adesso gli chiedo di partecipare. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Vediamo. Invito. Ecco, Giuseppe, ti ho mandato l'invito. Speriamo che riesca a partecipare, che sappiamo che le dirette sono sempre un po' così, un po' strane. Dovrebbe esserti arrivato? Sì, dovrei averti mandato l'invito per entrare. Spero che tu lo riesca a visualizzare. Intanto ti aspettiamo, le persone si stanno collegando. Giuseppe, lo vedi l'invito? Lo stai vedendo? Perché io te l'ho già inviato. Provo a rimandartelo, ma credo che riproviamo. Ecco, te l'ho rimandato. Ti ho rimandato l'invito. Mi dice che non puoi partecipare, quindi mi sa che bisogna passare al piano B, perché avevamo provato a vedere di utilizzare il computer. Mi sa che devi passare al piano B, al cellulare. Non so perché, ma perché io poi non me ne intendo, mi sa che al computer le dirette su Instagram non si riescono a fare o qualcosa del genere. Perciò, se riesci, passa al cellulare. Intanto io continuo a raccontarvi un po' di questo testo che mi è piaciuto tantissimo e infatti sono contenta che Giuseppe abbia accettato questa proposta per una diretta perché il libro è davvero molto appassionante. Io conoscevo Pompei in modo superficiale. Mi prendo le mie responsabilità e non l'ho mai visitata e attraverso insomma, le parole di Giuseppe Cusano sono riuscita davvero a immedesimarmi e a vedere quella città in tutta la sua bellezza. Infatti Antonio, sì, problemi per la diretta, che novità. Non lo so se sono sfortunata io. Oppure sono un po', insomma, complicate sempre. Però è anche interessante che ci sia l'imprevisto. Speriamo che si sistemi al più presto. E continuo a dirvi altre due cosine. Allora, il libro è molto esaustivo, nel senso che fa una ricostruzione storica dalla sua fondazione fino all'evento tragico. Ah, aspettate, aspettate. Forse ci siamo? Trasmetti in diretta? Forse ci siamo? Ecco! Ciao! Ciao, buonasera, buonasera, ciao. Scusate il ritardo. No, vabbè, guarda, così ho avuto modo di raccontare un po' del testo, a Ok. grandi linee. Quindi non c'è nessunissimo. Poi io mi sono collegata un pochettino prima. Proprio per questo. Allora, scrivono, io vedo e sento benissimo dal mio PC mitico Giuseppe Cusano, bellissimo libro. Partiamo già alla Grazie. grande. Ok, l'inizio non è Ottimo. male. Dai. Ma comunque è vero, davvero. Poi io te l'ho già detto già in altre occasioni, l'ho scritto anche nel mio articolo, l'ho scritto nella recensione. Davvero un libro che mi ha davvero colpita perché hai una capacità di divulgazione, di trasmettere la passione per l'archeologia, per la storia,
davvero notevole, quindi Grazie. complimenti. Grazie Elisabetta, grazie Complimenti. anche per l'invito a questa chiacchierata, mi fa molto piacere. Guarda, io sono onoratissima perché comunque non mi capita spesso di parlare con gli archeologi, che per me sono una figura un po' mitologica tra la sirena, il minotauro, il grifone, quindi sono onoratissima. Siamo fatti così. Quindi guarda, sono strafelice. Grazie. Visto che comunque appunto non possiamo dilungarci tantissimo e la puntata, la diretta è ricca, ti chiedo subito di raccontarci come è nata l'idea di scrivere un libro così completo su Pompei, perché raccontavo che parli della storia, parli della sua fondazione, parli della quotidianità, di come vivevano i pompeiani, di alcune figure importanti che ci sono state tramandate, e poi l'ultima parte è dedicata agli scavi, al sito archeologico e ai grandi progetti che sono anche in atto insomma, fino ad adesso, insomma, fino alla nostra contemporaneità. E, come ti è venuta questa idea? Allora, l'idea è della casa editrice. Quindi io ho avuto la fortuna, il piacere di essere contattato dalla casa editrice che aveva questo progetto, un libro su Pompei. Quindi ho detto sì. Non ho detto sì subito perché sapevo già che sarebbe stato un lavoro bello grosso, insomma. Quindi ho voluto un attimo prendere qualche giorno per pensarci, per capire più che altro come impostare un discorso così complesso. In realtà stavo facendo decantare l'idea perché ho deciso di sì, dicendo, sperando di avere un'idea su come impostarlo. L'idea su come impostarlo non c'è stata ed è stato meglio così, perché mi ha consentito questa cosa di andare proprio a istinto. Proprio è stata una scrittura istintiva. Non c'era un piano vero, quindi era l'unico modo in cui io potessi affrontare un lavoro così grosso, cioè farlo come mi veniva, capitolo per capitolo, quasi parola per parola. Ma difatti, guarda che si sente, ma in questo caso è a favore di quello che racconti, cioè questa immediatezza e questa spontaneità sono molto efficaci in questo caso, perché non ammorbano e il testo scorre velocemente, quasi come se fosse un romanzo, cioè ci sono veramente le parti legate alle città, quando descrivi i vicoli e le strade e i vari palazzi, sembra davvero che si animino mentre le stai leggendo, quindi bravo, davvero Grazie. Complimenti. Era quello che volevo fare, cioè riuscire a comunicare un po' di sensazioni che ho avuto da quel luogo e dalla ricerca enorme che ho fatto. Cioè, la ricerca nel mio ramo deve essere certosina. Quindi quello sì. Poi una volta impostato, diciamo, una volta raccolte le fonti, la raccolta delle fonti non finisce mai, almeno nel mio caso è durata fino al giorno prima di consegnare, perché è talmente grande la quantità di informazioni che non si finisce mai. Però sull'intelaiatura delle fonti il lavoro è stato quello di scegliere, purtroppo escludere un sacco di cose, e su quella base andare proprio capitolo per capitolo. Infatti cambio registro, ma non è neanche voluto. Quando iniziavo un capitolo dicevo: questo lo scrivo così. Sai che va contro ogni previsione, tipo la mia insegnante di scrittura mi martellerebbe, cioè mi darebbe le mazzate sulle mani se io scrivessi così. Eppure funziona benissimo, davvero Mi è andata funziona bene. benissimo. Grazie. Lo dovrò dire alla mia insegnante. Ok, la fortuna dei principianti questa. No, prenditi i meriti, qua c'è dell'esperienza, e c'è un grande studio dietro che tu hai metabolizzato per noi, masticato e metabolizzato per noi. Io davvero dicevo all'inizio che di Pompei conosco informazioni marginali, ma adesso che ho letto il tuo testo,
so tantissime cose, tantissime curiosità che secondo me, insomma, non conosce pochissima gente. E quindi, insomma, uno si fa una bella immersione del testo e della città, cioè la vive proprio. Le fonti più difficili da reperire? Allora, sì, allora, eravamo in pieno Covid, con lockdown a rotta di collo, continui, per cui ricerca in biblioteca è stata molto limitata. Adesso c'è questa enorme risorsa delle biblioteche online, ci sono dei siti sia italiani che esteri in cui tu vai e trovi un mondo proprio da Certo. casa. Quindi molta ricerca è stata fatta lì, la stragrande maggioranza, proprio perché non si poteva andare in giro. Quello. E quindi ho comprato libri, non divulgativi, non volevo essere influenzato da altre divulgazioni. Non mi interessava essere simile a qualcun altro, volevo avere fonti fredde. Articoli scientifici anche nel vero senso della parola. Ho lavorato su articoli scritti da scienziati, vulcanologi, sulle modalità in cui l'eruzione è avvenuta, la ricostruzione sulla base delle stratigrafie, degli studi Certo. climatici, quindi anche quella roba, articoli che erano stati pubblicati 2 settimane prima che io li trovassi online, in siti scientifici dell'INGV, per esempio, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per esempio. Quindi roba scientifica che io, come hai detto tu prima, metabolizzavo, ho cercato di metabolizzare per scrivere un racconto basato su quelle cose. Anche in archeologia è tutto molto preciso, deve essere, cioè Certo. fondato su studi scientifici proprio, assomiglia molto a quello che succede nelle scienze, sì. Certo, sì, Quindi questa è assolutamente. stata. Le fonti sono arrivate così. Complicato, complicato. Sì, si percepisce comunque la mole di lavoro, eh. La mole è notevole, anche perché appunto. Se entriamo nel merito, ad esempio, una delle curiosità tra le più interessanti, che anche questo non so quante persone sanno, c'è cioè il discorso della datazione Sì. dell'azione, no? Che Sì. tutti sappiamo datato, insomma, nel agosto del 79 d.C., ma invece tu poi racconti un'altra cosa. Sì. Diverse evidenze archeologiche, non solo, portavano già da tempo a datare l'eruzione non ad agosto ma ad ottobre. Quindi nell'autunno dello stesso anno, nel 79, 24 ottobre probabilmente, perché nei manoscritti che riportano i resoconti Plinio, no? Le fonti primarie, le prime fonti che parlano dell'eruzione, della sparizione di Pompei. Parlano di un 24 agosto, settembre, novembre, quindi in base ai manoscritti diversi ci sono datazioni diverse. Gli errori dei copisti medievali. Io nel libro parlo di come si è arrivati ad essere certi praticamente che l'eruzione è avvenuta il 24 ottobre. Le vesti dei pompeiani trovati sepolti dalle ceneri, i calchi dei pompeiani rimasti sepolti dalle ceneri, come descrivo nel libro, sono stati fatti questi calchi in gesso, in un modo bellissimo, interessantissimo, che poi se in caso ne parliamo. Indossavano, allora in questi calchi si vedono i volti, le pose, proprio come un corpo, e le vesti, le trame delle vesti autunnali e non estive, per esempio.
Altre prove di questa cosa, il cibo ritrovato lì, c'erano frutti autunnali già nelle mense, nelle dispense, nelle tavole, nei negozi. La vendemmia era stata fatta, c'è la certezza di una vendemmia fatta poco prima. E la vendemmia non si fa ad agosto. Certo. Ancora una moneta, questo è interessante, ne parlo. Una moneta di Tito, che era stato nominato imperatore il 24 giugno del 79, una moneta che celebra la quindicesima acclamazione di Tito come imperatore, che si data con certezza dopo il settembre, dopo metà settembre 79. È stata ritrovata questa moneta. O ancora, i bracieri, c'erano riscaldamenti in funzione quando c'è stata l'eruzione, quindi non era estate. Quindi è sicuro, un'iscrizione trovata dentro una casa che parla del fatto che da una dispensa è stato prelevato dell'olio, mi sembra, nell'ottobre. E il contesto di quella casa dice che era l'ottobre dove non poteva essere l'ottobre del 78, ma quello del 79. Chi poi approfondirà vedrà il modo in cui si è risaliti a questo. Insomma. Sì, è molto, molto, molto interessante. Tra l'altro, l'aspetto, anche l'antefatto, cioè anche tu riporti anche tutta una serie di fatti che sono avvenuti prima di quella eruzione tremenda. Anche questo, insomma, nell'immaginario c'è l'idea, no, c'è una domanda, adesso la prendiamo subito. C'è l'idea, no, che ci sia stata una sorta di singola, eruzione catastrofica, Sì. del tutto inaspettata e che ha stravolto completamente, la città e i suoi abitanti. Ma in realtà racconti che c'erano state delle avvisaglie importanti prima. Sì. Le avvisaglie forse probabilmente non erano state lette come avvisaglie di un'eruzione, ma da un ventennio. C'erano terremoti sempre più frequenti. Pompei nel 79, prima dell'eruzione, era un cantiere. Era un cantiere, c'erano ricostruzioni, restauri che purtroppo neanche sono stati ultimati, visto il cataclisma finale. Ma da molti anni il terreno tremava forte lì, in tutta la zona. C'erano terremoti che arrivavano pure a Napoli. Tra l'altro, le fonti parlano di un terremoto di questo sciame, chiamiamolo, Sì. che avvenne durante un concerto di Nerone a Napoli, nel teatro, dove il teatro iniziò a crollare a pezzi, ma Nerone disse: "No, nessuno esca di qui finché io non ho finito di cantare", per esempio. Quindi sì, non si sapeva, ma il vulcano già dava segni forti di esplosione imminente. Ma sì. Anche questo secondo me è un retroscena molto interessante. Vado a recuperare la domanda di Antonio. Allora, in tale interpretazione, quasi certezza sulla datazione c'entra poco o tanto Alberto Angela? Non lo so. Non lo so quanto Perché c'entra. Antonio fai questa domanda? Cioè, io ripeto, appunto, non conoscendo, altre cose. Se Non vuoi credo spiegarci che. meglio il perché di questa tua domanda, volentieri, così, insomma, approfondiamo. Alberto Angela non credo sia stato quello che ha scoperto questa cosa, diciamo. Forse ne ha parlato, come ha letto degli articoli, come ho fatto io, immagino, da cui poi è risalito giustamente a questa ricostruzione. Ma da quant'è che si sa che la datazione è inesatta? Guarda, quella moneta è in giro da qualche anno.
pochi anni. Erano tutti indizi. Io la do per certa, non perché l'abbia scoperto io. L'ex direttore di Pompei, Osanna, fino a 2 anni fa era lui, nel suo libro aggiornato delle ultime scoperte, che io ovviamente ho letto tutto, dà per certa questa cosa, sulla base di, in particolare, l'iscrizione che riporta di beni alimentari rimossi da una dispensa in una casa in quella data. Lui dice, e io riporto tutto il contorno della storia, che in base ai lavori che erano in corso in quella casa, è sicuro che quell'iscrizione è stata fatta nell'ottobre del 79 e non nell'ottobre del 78, era un ottobre. Ed era quello del 70. Quindi io mi sono basato più che su Angela, di cui non ho letto niente, su Massimo Osanna e altri Certo, studiosi. Insomma. certo, certo. No, no, interessante, molto, questo è molto, molto interessante. Tra l'altro, appunto, tu fai una ricostruzione non solo storica, ma anche, appunto, come hai detto prima, scientifica, perché metti insieme, no, più ambiti per analizzare quello che avvenne. Quindi anche questo fa parte del lavorone, perché ci si aspetta, no? Ci si aspetta una divulgazione prettamente storica, invece tu ci metti dentro anche, insomma, fatti scientifici, e così si spiega ancora meglio. L'interdisciplinarietà, che è sempre più importante nell'archeologia anche, cioè l'archeologia deve ricostruire la storia, quello è il dovere, è la missione. Tutto quello che contribuisce, oltre alla pietra, al mattone, per ricostruire la storia, va insieme, confluisce e ricostruisce anche lo studio di laboratorio sulle ceneri o su come una colonna di fumo si possa raffreddare, di quanto si possa raffreddare quando cade dallo spazio, praticamente dalla stratosfera, prima di investire gli esseri umani, per esempio. E aiuta a ricostruire come sono morti, tra l'altro, il modo proprio in cui morirono lì e non a Ercolano, due modi molto diversi, dove invece ci fu una colata di fango incandescente che bruciò proprio. Non so, veramente. Sì. Infatti prima dicevi, anche questa mi sembra una curiosità interessante, prima hai accennato al discorso di come, di questi dei calchi in gesso, no? Anche qui c'è un ampio capitolo molto bello dove racconti come si è riusciti a ricostruire i corpi di queste persone. Come raccontacelo un po', dai, raccontacelo un po', è Sì, molto sì. bello. Chi va a Pompei vede per le strade, dentro le case, nell'antiquarium, questi corpi. Non sono corpi veri. Oddio, dentro a quei calchi in gesso ci sono le ossa di queste persone, i denti. Che è successo? Nell'Ottocento, quando già gli scavi erano in corso da decenni, si ebbe l'intuizione si trovavano queste cavità dentro allo strato di cenere, uno strato di cenere con delle parti vuote. Questa intuizione felicissima fu: ok, se noi coliamo del gesso dentro quelle cavità, vediamo già delle ossa da qui. Probabilmente quelle sono le forme dei corpi. Colarono questo gesso liquido, solidificatosi, restituì, una volta rimossa la cenere intorno dell'eruzione, rimase il calco in gesso di quello che era stato, che si era decomposto dentro a quella cavità. Questo è stato fatto. E ci sono proprio i volti, le espressioni. C'è addirittura nell'antiquarium di Pompei questa persona che tiene un bambino. Mamma mia. E vedi proprio il momento della morte di questi esseri umani. Fonte di informazioni importantissima. Come abbiamo detto, le vesti, si vedono le trame dei tessuti.
per esempio. Quindi questa ancora adesso, di poche settimane fa, un paio di mesi fa, credo, l'ultimo calco, gli ultimi calchi, ancora le fanno. Ormai è una prassi lì. Certo, mamma mia. Utilissima, peraltro. E suggestiva. Sicuramente, sicuramente. Poi appunto, oltre alla suggestione, riesci, cioè, l'apporto storico e archeologico che si è riusciti a dare sulla città e sulla vita quotidiana di queste persone, e quindi anche di conseguenza fare una valutazione su com'era la vita quotidiana in quel periodo, anche un po' più su larga scala, no? È Sì. stato un apporto tra gli unici, cioè, mi immagino, tra la documentazione più proficua, più quasi unica. Sì, è proprio quello che l'ha resa così popolare, cioè quando trovarono questa città proprio intatta quasi, quasi, come nessun'altra. Ritrovare le pitture come se fossero state fatte il giorno prima, gli oggetti, i calchi, i calchi suggestionarono gli artisti dal 700, dall'800 in poi, scrittori, poeti, cioè queste entità sono nella letteratura, nel cinema, nell'arte, ma fino a oggi, fino al 2000. Cioè, Certo. talmente ampia la documentazione di quel luogo che ha coinvolto, ha investito proprio ogni aspetto, quasi ogni aspetto della vita quotidiana. Ci sono film dei Monty Python in cui si vedono Brian di Nazareth, c'è una decorazione pompeiana, ovviamente lì non si, però è entrata nella Sì. Certo, ricostruzione tipo dell'antichità. In un film esatto. ambientato in ambito romano, lontano da Pompei, si ritrova la decorazione pompeiana. In un film comico degli anni 70, 60, insomma. Per dire Sì. quanto è arrivata in profondità Sì. questa. Cosa ne pensi delle versioni cinematografiche che ci sono state? Ce n'è qualcuna decente? Questa così è una cosa che ti chiedo. Guarda, Oppure bisognerebbe rifare tutto da capo? questo è interessante. Guarda, non l'ho Visto alla mai. luce di quello che hai scoperto e hai fatto emergere, non lo so, queste versioni che ci sono in giro, io ho visto qualcuna. Guarda, io tra i vari film che ho visto, anche proprio mentre scrivevo anche di queste cose, quindi li ho visti, Sì. sì. È più che la ricostruzione, non credo che esista una ricostruzione fedele, filologica, non credo che se ne sia mai fatta una, ma è bellissimo vedere, per esempio, le versioni dei primi del Novecento, perché lì Ah. vedi, si respira proprio come loro vivevano questa. Pesantica. Ci sono gli ultimi giorni di Pompei, ne sono state fatte varie versioni da quegli anni in poi. Ed è bellissimo vedere proprio è il momento dell'eruzione fatto con gli effetti speciali dell'epoca. Comunque il dramma è reso bene. Ed è affascinante vederlo in bianco e nero, così vecchio, ecco. Yeah. Più come fenomeno di costume che non come ricostruzione. Pedisse qua, che non credo ci sia. Sì. Sì, anche perché adesso non mi ricordo a quale risale l'ultima versione cinematografica, però immagino se ne dovessero fare una adesso, cioè sarebbe un disaster movie di quelli cioè, terrificanti, quindi ci mettono anche un'invasione aliena, sai. Sarebbe Vabbè, stupendo. Sarebbe stupendo. entrano nel vulcano. Se c'è qualche Cioè. regista in ascolto, scriviamo una sceneggiatura ed è fatto. Perché no? Perché no? Perché no?
Io ti consulterei, cioè consultiamo gli archeologi per fare, sì. per fare film a tema storico, sì. soprattutto quando si parla di culture così antiche. Cioè, consultiamoli, appello a tutti i registi. Premio Oscar agli archeologi, dai. Una cosa che adesso che ora è fascia protetta, ma che se non ce ne freghi, noi ce ne freghiamo, noi ce ne freghiamo. È tardissimo. Bellissima la ricostruzione che fai degli affreschi erotici che ci sono nella, insomma, nella città, ma soprattutto tanti, molti espliciti, perché io naturalmente dopo sono andata a vedere su internet per, Sì. mentre lo leggevo, per avere anche i riferimenti anche visivi. E io devo dire la verità, trovo che sia di una modernità, di una contemporaneità, anzi meglio, cioè, e trovo che siano, cioè, mi ha fatto stare bene pensare che ci fosse così un'ironia, una disinvoltura nell'approcciarsi al sesso, all'amore, alle pratiche amorose, perché anche qua, no, siamo un po' vittime di un certo modo, insomma, siamo vittime di tabù che sono arrivati dopo, ma che però quando guardiamo queste cose abbiamo un filtro come davanti, no? E quindi immagino che anche la narrazione rispetto a queste cose per un, fino a un certo periodo, insomma, è stata un po' così filtrata da come pensiamo noi sesso. Invece al tempo era tutta un'altra cosa, o comunque, Sì, hai detto no? bene, al tempo e non a Pompei. È importantissimo quello che hai detto, perché quando, vabbè, vennero fuori quest'arte erotica, pornografica proprio, da lì, spesso pornografica, parliamo anche dell'Ottocento, fu uno scandalo e fu una cosa interessante, torbida. Quindi affascinò e scandalizzò, tanto che quei pezzi, quegli affreschi, quegli oggetti, quelle sculture erano proibite, erano conservate in quello che ancora si chiama oggi, nel Museo Archeologico di Napoli, il gabinetto segreto. Fino agli anni 70, mi sembra, le donne non potevano entrare, le donne adulte, non potevano. Quindi questo tabù, come hai detto tu. E quindi Pompei venne vista come la città del sesso. Non era Pompei la città del sesso, era la cultura romana che prevedeva anche quello. Questi Certo. affreschi, ci sono diverse tipologie, a me, voglio dire, diversi motivi per cui sono stati fatti affreschi erotici in diversi contesti. In un lupanare. C'è il lupanare a Pompei, in un luogo del sesso a pagamento, ma non solo quello, non era solo un luogo del sesso a pagamento, ma era una specie di albergo a ore, più che era tutte e due le cose. In un luogo del genere, gli affreschi erotici sopra ogni porta di ogni stanzetta dove avvenivano gli incontri, era lì perché i romani decoravano un luogo a seconda della funzione di quel luogo. In un ristorante c'erano dipinti che raffigurano il cibo, il vino, come in una piscina, nelle terme, elementi relativi all'acqua, quindi divinità marine, pesci, barche. In un luogo del sesso. Non era la specialità di quella camera, come si credeva e come alcuni ancora credono, ci sono ancora diverse teorie. Ecco, poi se invece andiamo nelle terme, per esempio, è importante, interessante quello che succede nelle terme suburbane, ci sono affreschi erotici e lì assumono un aspetto più grottesco, politicamente scorretto, oggi diremmo, perché ci si doveva ridere sopra. Le terme erano un luogo di relax, di svago.
E quindi queste, quando uno arrivava allo spogliatoio, nel suo spogliatoio, mentre si toglieva le vesti e le metteva nell'armadietto, vedeva davanti queste scene ridicole che coinvolgevano magari, che raffiguravano pratiche sessuali poco idonee per un maschio che si rispetti, per esempio. Dico di più nel libro, secondo loro. Questo li faceva ridere, si divertivano e si rilassavano, poi era un luogo di svago. Poi c'è l'arte erotica più domestica, più intima, più matrimoniale. Nelle case c'è questa abitazione, in questo ritrovo, questo affresco erotico, ma non volgare. È il momento prima di questa coppia di sposi. A cui probabilmente, se l'interpretazione è corretta, la schiava ha preparato la stanza e le dicono di andare via, perché ora rimangono solo loro due. Quindi sì, dice molto della cultura romana, Eh sì, eh della cultura sì. E romana, sì. del loro rapporto con l'erotismo, con Sì. sì, questo, insomma, Sì. qui siamo ancora in una fase in cui, cioè, facendo dei parallelismi, ecco, mi sono accorta, facendo anche io ricerca, che il rapporto con l'amore, il sesso e alcune pratiche amorose nel mondo cosiddetto pagano, che non amo molto questo termine, però insomma lo usiamo per intenderci, Sì. c'è un rapporto diverso rispetto alle trasformazioni e le evoluzioni che ci sono state poi dopo con l'avvento del cristianesimo. Immagino che sia cambiato anche nel mondo romano, deduco che ci possa essere stato questo cambiamento. Sì. Sì, quello era, lì siamo in pieno primo secolo. Il mondo, se parliamo dell'eruzione, primo secolo d.C., Cioè dico nel tempo, no? sì, certo, sì. Nel tempo, sì, ovviamente quelle cose poi sono scomparse. Sì, è una cosa prettamente romana, pagana, come dici tu. Quando le cose cambiano, quella roba scompare, sì, scompare. Ed è veramente. Se andate nel Museo Archeologico di Napoli, non è più proibito il gabinetto segreto, quindi potete andare. Credo sia, quando sono andato io era chiuso per motivi di sicurezza, però me l'hanno aperto. Anzi, sono stati molto d'aiuto sia a Pompei che a Napoli nel farmi vedere, dopo aver chiesto autorizzazioni ufficiali, ovviamente, dei luoghi chiusi al pubblico per motivi di sicurezza, insomma. E anche qui sono potuto entrare nel gabinetto segreto, molto interessante. Immagino Sì. con gli occhi anche con i nostri occhi contemporanei deve fare un effetto, deve essere affascinante, deve fare un effetto particolare. E anche un po' adesso dal mio punto di vista, un po' perché studiando, interessandomi alla storia del cristianesimo come istituzione, non voglio entrare nel merito della fede o del credo, però come istituzione ci sono stati, insomma, diversi, diciamo, rimango sul vago, diverse questioni discutibili. Io penso che vedere questo, per me, è un po' un riscatto che, insomma, mi è piaciuto leggerlo, mi ha dato una certa soddisfazione. Poi anche dal punto, cioè non solo il discorso legato comunque alle pratiche erotiche, ma anche dal punto di vista sociale. Tu ci racconti una città cosmopolita, di commercianti, con negozi, cioè una città davvero vivace, Sì, è davvero molto vivace. un porto importantissimo, un porto proprio fondamentale nei rapporti tra le varie città, insomma, era un punto di snodo. Sì. Cioè, anche questo fa la differenza perché anche dal punto di vista sociale
cioè dedichi qualche paragrafo, anzi no, diversi paragrafi a delle donne di rilievo, che anche qui andiamo un po' a sfatare un po' un certo modo di vedere le popolazioni antiche, che si sta sempre più riscoprendo, insomma, che è vero, c'era sicuramente una società basata su una dominanza maschile, però le donne si potevano ricavare dei loro spazi, e questo è importante da dire, secondo me. Sì, soprattutto nel primo secolo d.C., lì è un momento in cui, al netto di una società patriarcale comunque, non potevano mai votare, no? Non potevano votare, ma nel primo secolo c'è più emancipazione sessuale, appunto. Quindi se, nei luoghi della prostituzione ci sono graffiti meravigliosi, di cui parlo anche, alcuni li ho riportati, fatti da donne e da uomini, clienti. Relativi a prostitute e prostituti, con tanto di nomi, specialità, prezzo, una specie di recensione. E quindi sì, le donne andavano, potevano farlo, perché al di fuori del matrimonio era normale. Il matrimonio era più una cosa, un fatto di procreazione, che non quello. Normalmente, poi ci sono le eccezioni, anche a Pompei ci sono. Però sì, insomma, ho divagato troppo. No, Mi sono invece è dimenticato qual era il punto. interessante. Sì. Cioè, le donne che potevano pagare per avere Ecco, una sì. sessuale, questa è Il una sesto. roba Ecco, fantascientifica. sono Cioè, tornato lì. questo è un artificio che ci siamo inventati perché siamo Sì. contemporanei. No, no, e invece risulta proprio. L'emancipazione, ecco, possono, iniziano ad ereditare, possono ereditare dal padre, dal marito e investire questi soldi, come uno dei personaggi che incontriamo lì, Giulia Felice, questa imprenditrice, per esempio, che investe i soldi di famiglia per aprire una, quella che oggi chiameremmo un'attività alberghiera, camere in affitto con le terme, lei pubblicizza la sua attività in un'iscrizione che esiste a Napoli, nel Museo Archeologico. Affitto questo luogo bellissimo con delle terme degne delle divinità. Questo lei scrive per pubblicizzare la sua attività. In un momento in cui crolla tutto per i terremoti, quindi la gente si scoraggia, alcuni non tirano i remi in barca, lei invece usa questi soldi perché dice: ok. Si presume che apra questa attività perché in quel periodo Pompei è piena di gente che viene a lavorare nei cantieri. Quindi lei probabilmente ha detto: ok, posso farci una fortuna perché viene gente da tutta la Campania e oltre a lavorare qui e dovranno dormire da qualche parte. Ecco, detto in parole povere. Lei poi, ecco, quindi capacità di investire. Sì. Proprio imprenditrice. Ci sono altre figure interessanti, Omachia, questa sacerdotessa che anche lei investe. Lei veniva da una famiglia di commercianti di anfore, ma a livello internazionale, cioè queste anfore sono state ritrovate un po' ovunque. Investe i suoi soldi, lei era una sacerdotessa di Venere che oltre a investire i suoi soldi anche nel mercato poi del cuoio, tra l'altro, insieme al marito, con questi soldi, in maniera molto lungimirante, ci costruisce, investe nella costruzione di un edificio nel foro, perché era un gesto importante da cui poteva trarre vantaggi. In particolare, il vantaggio che lei vuole trarre è assicurare al figlio piccolo un futuro nella politica. Quindi l'edificio è dedicato dal figlio. Così un domani la gente si ricorderà che quel bambino aveva dedicato un edificio a Pompei, per esempio. Quindi pure intelligenti, lungimiranti, queste Certo, persone, no? certo. Aveva, cioè, donne con i me avevano dei mezzi, ma potevano anche esercitare Sì. il loro intelletto. Quindi, insomma, In quel direi periodo le che donne possono pure divorziare.
iniziano al diritto al divorzio, per esempio, cosa che prima non era pensabile. Cioè, Interessante. sperata la dottoressa, la medica, Sì. medichessa, sperata anche, con i suoi strumenti di lavoro, chirurgi, quindi i suoi preparati, le sue medicine, no? I suoi amuleti, perché la medicina era sia magia che cura, come la intendiamo oggi. Quindi era la stessa. Erano stesse pratiche, insomma. Bellissimo, infatti è una figura davvero affascinante, bellissima, Sì. davvero davvero affascinante. Sì, poi vabbè, io ho un debole per le donne medico dell'antichità, proprio ci vado matta. Poi appunto, no? Poi c'è questa commistione tra misticismo, spiritualità, medicina, Sì. Sì. magia, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. La cosa che, a proposito di cose affascinanti, voglio sapere l'elemento o la figura, insomma, qual è la cosa che ti ha affascinato di più, di Pompei, o nella ricerca che hai fatto, cioè qualcosa che ti ha veramente colpito? Le iscrizioni fatte dalla gente comune, non quelle monumentali, ufficiali, bellissime, e anche importantissime, come quella che, per esempio, che fa riferimento alla rissa dell'anfiteatro, vabbè, quella più roba più ufficiale, ma quelle di tutti i giorni, graffite sui muri con un chiodo, dal ubriacone che dice invitatemi a pranzo perché voglio consomigliare, a quello che si scaglia contro il nemico, ma proprio con insulti volgari, brutti, cioè gli augura un male, come succede anche oggi, no? Oppure ce ne sono alcune che sempre fascia protetta, ma per un altro verso, che ne so, c'è. Nel cimitero c'è questa tomba in cui il morto chiede a chi passa lì: se devi andare al bagno, per favore, vai un po' più avanti, non ti fermare qui. Cioè, Quindi, per questo è esempio, bellissimo, sì. cioè. E lo dice in un modo molto colorito. Cioè, oggi, no, se vai per strada, trovi queste scritte, magari con parole. Più colorite, insomma, che non quelle che ho detto adesso. Per esempio, le iscrizioni, e ce ne sono migliaia. È stato difficile sceglierne alcune, perché se no stavo ancora a scrivere. Certo. Quello, Questo ci sicuramente. fa sentire anche un po' più vicino, no? Sì. Anche qui cogliamo un po' di questa aurea Sì. leggendaria, mitologica, che per carità è doverosa perché è stato veramente un Sì. evento importante, Sì. Io per carità. Però li sentiamo più vicini così. vorrei leggervene una che Sì, se la vai. trovo, che non è volgare, non mi preoccupare. Cioè, dentro un albergo, lì annotavano chi stava nella stanza per ricordarsi che in quella stanza c'è lui e come li riconoscevano così. C'è un tipo che puzza di fumo insieme a un mimo che dorme a volte in una tenda da teatro. Per dire chi alloggiava lì. Li descrivevano in questo modo. Quindi se te li vedi davanti questi personaggi. Grazie a questi appunti o queste improperi che trovi ovunque. Davvero, davvero queste sono proprio curiosità, aneddoti, informazioni che se uno fa un giro per Pompei, immagino, insomma, non vengono proprio raccontate, cioè si parla magari di altri aspetti. Invece questi proprio te li fa, li riesci a, no, a trovare una loro collocazione, l'incarni a un certo punto, Sì. perché. Perché queste sono cose che scriviamo anche noi, cioè che sono ancora così, le Sì. facciamo anche noi. È molto bello, per me Allora, è molto interessante, molto interessante.
Allora, se c'è qualcuno che vuole fare un'altra domanda, fate pure, perché insomma, fra un po' concludiamo la serata, poi spero che tornerai, insomma, io ti rinvito già per altre Sì. curiosità da raccontare. Sicuramente perché è stato proprio divertente, grazie. Tornerò quando Bene, molto bene, sono vuoi. contenta. Concludiamo con quello, come anche concludi il libro, no? Cioè, con l'attualità. Adesso cosa sta succedendo a Pompei? A Pompei si scava, si restaura ancora. È di, credo, 2 mesi fa, la Sì. notizia della riapertura della Casa dei Vetti, che è stata chiusa per 20 anni perché era restauro ed è un luogo bellissimo. Io non l'ho potuto vedere quando sono andato, durante i vari sopralluoghi che ho fatto, non l'ho potuto vedere. È riaperta, restaurano. Da qualche mese, credo quasi un anno ormai, credo che ci sia tuttora, c'è un cane robot a Pompei. C'è questo, sai, come quelli che vediamo nei film di fantascienza, questi quadrupedi meccanici che sorveglia. Si chiama Spot. È un esperimento, quindi può essere comandato a distanza o anche autonomo. Si muove lì e sorveglia. Ci sono dei droni che volano su Pompei Davvero? per la sicurezza. Che scenario distopico che è Sì. questo. E questo è importantissimo perché, per esempio, tutta la zona intorno a Pompei è stata vandalizzata dai tombaroli negli ultimi secoli. Quindi ci sono questi Certo. cunicoli Certo. tutt'altro che sicuri, cioè non ci si infila là dentro di solito per vedere cosa c'è ancora. Ci mandano il robot. Quindi è buono anche per quello, per andare a sondare, a vedere in sicurezza quello che c'è prima che venga scavato, immagino. Infatti voglio tornare per vedere sto cagnolino io. Anzi, sto pensando di fare un salto prima che gli impegni me lo impediscano da qui a poco. Sì. Deve fare un'impressione strana vedere questo robot che Sì. cammina tra le rovine, cioè insomma in un sito archeologico. Una Credo strana che ci cosa. sia ancora, penso che sia un esperimento ancora in corso, spero, perché sicuramente era così fino a pochi mesi fa. Penso Sì. che. Davvero interessante questo. E quindi Devo. adesso, ma tra l'altro, se non sbaglio, oltre alla riapertura di quella porzione di sito, credo che abbiano fatto anche delle scoperte Sì. recenti, vero? Scoperte si susseguono a ripetizione, sono talmente tante che adesso non me ne viene in mente una in particolare, ma è un continuo. Lì ci sono ettari ancora da scavare e li stanno scavando, proprio ettari, ma tanti. Quindi quello che c'è là sotto c'è da scriverci. Chissà, magari un giorno ci sarà un aggiornamento, spero di poterlo fare, che includa anche tutto quello che viene fuori in continuazione, è un continuo. Certo, Ed ma è ottimo perché è gestito certo. in modo proprio bello. Molto Anche bene. la divulgazione, la didattica, l'accesso per i disabili, stanno lavorando anche a quello. Molto bello. È un bel progetto, Sì. è importante continuare, non solo a valorizzarlo, ma continuare anche con la ricerca, perché Sì. chissà quante altre cose ci saranno da scoprire. Tu ti aspetti qualcosa di particolare? Cioè, c'è l'attesa di qualcosa, di trovare qualcosa di particolare? O che, non so, a conferma di un'ipotesi o qualcosa che gli altri ritrovamenti magari hanno fatto supporre e che. Sai, non succede, no? Tu trovi, non so, adesso non so se c'è qualcosa che si sta aspettando con ansia di trovare. Non che io sappia, non mi viene in mente nessun punto in particolare che debba, forse c'è e mi sfugge, che debba essere indagato di più attraverso nuove scoperte. Non lo so, non lo so.
Interessante. Grazie per la domanda perché No, è uno perché scoop in più per. cioè, immagino appunto che oltre, insomma, no, la tua professione porti anche, cioè, in base, no, a quello che si trova e ai documenti, insomma, a tutte le iscrizioni e i vari oggetti che si trovano, c'è una ricostruzione, no? Sì. Si fa una ricostruzione e magari questa ricostruzione può portare a pensare che a un certo punto si debba trovare anche un altro elemento decisivo che a Sì. volte non avviene mai. Sono, insomma, magari ho un'idea un po' romantica della. Credo che sia Che è legittima, perché grazie a quell'idea romantica c'è stata tutta l'arte dal Settecento a oggi. Quindi è parte, secondo me, è parte importantissima della storia. I quadri stupendi, le opere, i film, la musica che ha ispirato Mozart, i Pink Floyd, no? Per esempio, quindi sì, l'aspetto romantico sacrosanto, ben Sono venga. alcune professioni che ispirano di più. Vabbè, io sono figlia di Indiana Jones, no? Quindi adesso lì c'è più la parte molto la parte avventurosa d'azione, però è un'idea un po' così, invece ci si fa un gran mazzo. Sì, il mestiere è diverso da quello. Però molti archeologi hanno visto Indiana Jones da piccoli, per cui a me piace un sacco, mi piace ancora. Poi il mestiere è un altro, ma ben venga un po' di romanticismo, no? Di avventura, di senso. È fantasia, no? Certo, È no, no, solo bello. è giusto che rimanga Sì, questo sì. sogno, insomma, Sì. questa immagine Sì. dell'archeologo anche un po' avventuriero, no? Ma Ci sta, sì. ci sta. No, è bellissimo, è bellissimo. Io, guarda, faccio rivedere il tuo libro, che è pieno, cioè, Anch'io. di cose, bellissimo. E lo Grazie. consiglio caldamente, soprattutto, diciamo, un po' a tutti, però chi non conosce, chi vuole approfondire Pompei sotto tutti gli aspetti di una ricerca, insomma, completa, questo è sicuramente il libro giusto, anche per gli addetti ai lavori, nel senso che qui c'è possiamo dire, un compendio di tante, cioè vediamo Pompei da tantissime sfaccettature, non solo come sito archeologico, ma come città con persone che ci hanno vissuto realmente, cioè una città reale. Quindi davvero lo consiglio. Adesso riguardo Grazie. se ci sono domande, ma non ne vedo, e quindi io ti ringrazio tantissimo Grazie a te, per. Elisabetta. No, guarda, Grazie. davvero rifacciamo un'altra puntata, Sì. Ci un'altra diretta insieme, sto. e poi quando avrai nuovi progetti, tienimi presente che ne Sicuramente. parliamo. Sicuramente, grazie. Io ringrazio te di Arcos perché anche per tutta la libertà lasciatami, che non è poco, nello scrivere. Quindi, Gloria, Miriam, insomma, grazie. Sì. Grazie a chi ha ascoltato, chi ci ha ascoltato. Ti fanno i Alla complimenti, prossima. se Grazie. li merita, se li merita, se li merita assolutamente. E davvero grazie ancora, grazie a tutti, e poi rimaniamo che ci aggiorniamo per una prossima diretta insieme. A prestissimo. Grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao Giuseppe, grazie mille. Ciao a te, ciao.